Buongiorno a tutti amici di Volon Bright, siamo all'inaugurazione della mostra collettiva Avamposto, promossa dalla Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino in collaborazione con l'Associazione Forma in Bilico. Siamo in compagnia del filosofo e critico d'arte Roberto Mastroianni, per questo volevamo farle qualche domanda. A proposito dell'arte irregolare, da quanto tempo e come si è avvicinato a questo tipo di arte? Ma ormai sono quasi 10 anni che ho sviluppato la mia attività di critica e curatela anche sull'arte irregolare. Abbiamo iniziato grazie a questa sollecitazione di Tea Taramino, che all'epoca lavorava nel servizio disabili della città di Torino e si occupava di una piccola galleria che si chiama Ingegno Arte Contemporanea in Corso San Maurizio, in cui metteva assieme in mostra degli artisti singolari, tra virgolette, cioè degli artisti mainstream, dei maestri dell'arte contemporanea, con dei ragazzi che arrivavano dall'outsider art, dall'art brut e da esperienze all'interno dei servizi. È iniziato questo rapporto e pian piano si è strutturato con anche un lavoro teorico dietro abbastanza forte. Ho scoperto che questa città aveva un archivio molto importante, che erano 30 anni che si costruiva un'operazione di dignità e bellezza a partire dal valore estetico delle opere d'arte, della produzione dei ragazzi, e non solo come attività di arte come libera espressione. E abbiamo cominciato un lavoro che poi ha coinvolto anche altre importanti critiche storiche d'arte come Bianca Tosatti, che è la teorica del concetto dell'arte irregolare, e abbiamo pian piano aperto le attività della città a tutte le sfaccettature dell'arte irregolare. Questo laboratorio è uno dei laboratori più particolari e specifici su tutto il panorama europeo, e spero che questa esperienza ormai trentennale venga valorizzata al meglio, insomma. A proposito di questo, aver inserito questo spazio all'interno del servizio Passepartout, come può valorizzare l'arte irregolare? Allora, il servizio Passepartout è un servizio aperto, un sacco di persone durante il giorno vedranno queste opere di artisti di grande qualità, e a questo punto si uniranno, come dire, la percezione estetica con anche il tentativo di un'educazione al gusto, perché è un'arte che in qualche modo facciamo fatica a voler accettare. Allora, il fatto di portarla in spazi di forte fruibilità, con forte passaggio, è già questo un grande vantaggio. Questo è un patrimonio culturale, artistico, economico che la città aveva in pancia, che è un patrimonio che deve tutelare, che in qualche modo deve anche portare all'attenzione dei cittadini. Questo è un primo passo verso quella che poi sarà probabilmente l'ampliamento della Pinacoteca con l'ampliamento dell'archivio, e io auguro tutta la fortuna che merita questo spazio e questa esperienza, e spero che sia soltanto il primo tassello di tanti. La ringrazio tantissimo e buona serata a tutti.